Il cadavere di un uomo decapitato e mutilato in alcune parti del corpo è stato rinvenuto in una pineta ricadente lungo la via Rosario Pitrelli, una zona periferica del rione Semini Mazzone di Caltagirone. Questa dunque la macabra scoperta che sta tuttora impegnando i militari della compagnia di Caltagirone alla ricerca di eventuali indizi per tentare quantomeno di risalire all'identità della vittima. Gli elementi in possesso degli inquirenti sono al momento pochi, anche perché il corpo è stato trovato riverso, al di sotto della scarpata, e non aveva né la testa né un arto. Ovviamente nemmeno documenti. Indagini dunque nel buio. I carabinieri della compagnia di Caltagirone, retta dal tenente Sergio Vaira, stanno setacciando la pineta ed hanno perfino compiuto una sommaria ispezione in un pozzo vicino. La zona in cui è stato rinvenuto il cadavere rimane off limits. Il comandante del nucleo operativo dei carabinieri, Tommaso Cilmi, e i militari della scientifica stanno raccogliendo indizi utili alle indagini, che proseguiranno ancora per risalire quantomeno all'identità della vittima. Ulteriori approfondimenti stanno riguardando anche l'eventuale ricerca di persone scomparse negli ultimi mesi. I carabinieri di Caltagirone stanno forse seguendo una pista che potrebbe ricondurre gli stessi all'eventuale identità di uno straniero. Insomma, indagini assai complesse e difficili, anche perché la vittima è stata rinvenuta, come detto in premessa, decapitata e senza documenti.